15 dicembre 1917. Dopo 10 mesi di scontri, termina la battaglia di Verdun. A vincere è la Francia. Cerniera strategica della difesa francese, l'importante nodo ferroviario viene scelto dai tedeschi del generale von Falkenhayn per sferrare l'attacco finale contro i francesi nel febbraio del 1916. Quando la Francia sembra ormai perduta, il comando viene affidato a un vecchio generale, Philippe Pétain, che riuscirà prima a bloccare e poi a respingere l'avanzata tedesca verso Parigi.